Ha suscitato grande interesse l'evento intitolato Fashion Day, realizzato nello scorso fine settimana nei suggestivi locali del Castello Aragonese di Reggio Calabria, realizzato dall'associazione Arte e Moda sullo Stretto, che in questa occasione ha voluto portare in passerella la moda, creando un percorso storico dal Medioevo alla street art contemporanea. Un appuntamento che ha riscosso grande interesse con il pubblico presente. All'evento hanno partecipato molti giovani talenti della moda, oltre a quelli reggini, giunti per l'occasione anche dalla capitale. Per la parte del défilé, che ha rievocato il Medioevo, sono stati utilizzati gli abiti della sartoria teatrale di Pino Bruzzese. Subito dopo l'evento abbiamo ascoltato ai microfoni Telemia gli organizzatori della serata, Giovanni Barcella e Antonio Sapone, e il consigliere comunale Filippo Quartuccio, presente all'evento in rappresentanza del comune di Reggio Calabria. Sì, buonasera, sono Giovanni Barcella, consulente immagine insieme al mio socio Antonio Sapone, anche direttore artistico. Sì, stasera siamo qui nella location bellissima del Castello Aragonese, come appena dicevi tu, per questo evento di moda che partirà veramente da un evento storico, quindi partiamo con degli abiti dal 300 ad arrivare allo street di oggi. Lo street cos'è? Una moda giovanile, una moda di emergente che ha coinvolto ormai tutto il mondo, oltre all'Italia. Quindi che dire, lascio la parola al mio collega e saprà ancora dirvi meglio di me. Ho voluto proprio testimoniare, dare questo nostro segnale da questo luogo storico, da questo luogo così importante per questa città, per la nostra terra, così significativo, e attraversarlo con quelli che sono stati gli annali della moda nei suoi secoli, da quando è stato fondato questa terra, dal periodo Magno Greco, per poi attraversare il Medioevo, il periodo del Barocco, il 600, il 700, l'800, sino ad arrivare ai giorni nostri, come diceva poc'anzi il mio socio, e arrivare a questi nuovi stili, nuove tendenze, nuovi marchi dei nostri giorni, così emergenti e dei giovanissimi, e far conoscere anche ai giovanissimi quello che è la nostra storia, quelli che sono i luoghi stessi della nostra storia e che sono depositari della nostra cultura millenaria. Un appuntamento importantissimo che si rinnova ogni anno nella nostra città, un appuntamento che vuole legare antichità e progresso, dal Medioevo ai cambiamenti epocali che si stanno verificando, passando attraverso la street art, la streetwear, insomma tutte queste nuove tecniche anche di rivisitazione delle nostre comunità. E perché non realizzare una sfilata al Castello Aragonese che si presta benissimo con delle realtà associative assolutamente valide per il nostro territorio, che profondono un impegno assolutamente serio, professionale e disinteressato. Ecco, questo ci deve anche fare riflettere tantissimo. Noi abbiamo bisogno di realtà associative, come del resto ci sono nella nostra città, che profondono impegni di valorizzazione del nostro territorio e di tutte le bellezze che ci sono in questa terra. Godiamoci questa estate e stiamo tutti uniti.